Le superstizioni esercitano un potere sorprendente su noi umani. La prossima volta che sei in un hotel, osserva i pulsanti dell'ascensore. È probabile che non troverai il 13° piano. O se sei in Asia, il 4° piano. Alcuni chirurghi, inoltre, non operano nei giorni che associano alla sfortuna. E i matrimoni? Dal portare la sposa oltre la soglia per indossare un abito da damigella d'onore, quasi ogni rito nuziale è radicato nella secolare superstizione. Le superstizioni sono più che persistenti irrazionalità, ci collegano ai nostri antenati e antiche tradizioni. Ecco alcune delle superstizioni più durature della storia, a cui ancora oggi molti credono. Le loro origini potrebbero sorprenderti e in alcuni casi potrebbero essere piuttosto inquietanti. Lascia un mi piace ed iniziamo subito. Numero 1. Rompere uno specchio. Gli antichi romani credevano che la vita umana si rinnovasse in cicli di 7 anni, rispecchiando i cicli della luna. Poiché un riflesso era considerato la somiglianza magica di qualcuno o anima, ne seguiva che se l'immagine riflessa veniva frantumata, lo stesso valeva per i successivi 7 anni della salute di una persona. Gli specchi ispirano una vasta gamma di superstizioni. I genitori vittoriani temevano di esporre i bambini agli specchi, credendo che uno specchio potesse intrappolare il loro riflesso e ostacolarne quindi la crescita. O peggio ancora, ucciderli, imprigionando le loro anime innocenti. Ancora oggi le famiglie ebree tradizionali coprono gli specchi dopo la morte di una persona cara, per non rischiare che l'anima scomparsa vaghi nel riflesso e si perda sulla via dell'eternità. Numero 2. Bussare sul legno. Bussare sul legno è una delle superstizioni più durature della storia. Deriva da migliaia di anni di mitologia, folklore e credenze religiose che gli alberi fossero sacri. Gli antichi, dalla Caldea a Sumatra alle isole britanniche, credevano che gli alberi ospitassero divinità e spiriti della natura che controllavano le stagioni. La gente avrebbe anche cercato favori imponendo le mani su un tronco di un albero sacro. Eppure, molte culture hanno anche creduto che il male e gli spiriti maligni si nascondessero nel legno, e quando bussavi, uno spirito malevolo o fata birichina poteva essere scossa fuori, come un insetto da una coperta. Un'altra fonte di legno come simbolo del potere spirituale viene dalla croce di Gesù. Molti cristiani oggi strofinano una croce di legno per offrire penitenza o in cerca di protezione. Numero 3. Camminare sotto una scala. Tutti sanno che camminare sotto una scala dovrebbe portare sfortuna. Gli antichi egizi credevano che una scala appollaiata contro un muro creasse un triangolo sacro e camminare sotto di essa ne spezzava le energie spirituali. I primi cristiani inoltre evitavano la parte inferiore della scala a causa delle raffigurazioni di una scala appoggiata contro la Santa Croce. Alcuni credevano che il diavolo si nascondesse in fondo ad esse. Nelle antiche società asiatiche i prigionieri venivano impiccati dai gradini più alti di una scala e agli astanti era proibito passare sotto per paura di incontrare il fantasma della vittima. In Francia i detenuti venivano costretti a camminare invece sotto le scale che portavano alla forca come ultimo atto sfortunato di ogni uomo condannato. Numero 4. Versare il sale. Per migliaia di anni il sale è stato un oggetto di magia e superstizione. Nel mondo antico il sale era un conservante per il cibo, per la mummificazione. Possedeva quindi per loro una sorta di senso di immortalità. Nel Medioevo europeo gli abitanti dei villaggi lasciavano una fila di sale fuori dalle loro porte, credendo che le streghe sarebbero state costrette a contare ogni grano prima di entrare. Certo, la sfortuna più assoluta nei tempi antichi era proprio il rovesciare il sale, però. Il dipinto dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci mostra a Giuda che rovescia il sale, un presagio del suo tradimento. Per liberarsi dalla maledizione dell'aver rovesciato il sale, devi lanciare un pizzico sulla spalla sinistra, accecando quindi il demone che ti aspetta dietro. Numero 5. Starnuti. In qualunque parte del mondo tu ti trova, è raro incontrare qualcuno che non seguirà uno starnuto con un veloce Dio ti benedica o qualcosa di simile. Si trova in tutto il mondo questa usanza, dallo Zulus africano alle Seminole della Florida. I romani dicevano Giove ti conservi. All'inizio dell'epoca del cristianesimo le persone seguivano il loro starnuto con il segno della croce. Ma cosa potrebbe esserci di così terribile in un semplice starnuto che richieda una santa benedizione? Egiziani, greci e romani credevano che l'anima vivesse nella forma del nostro respiro e uno starnuto poteva espellere l'anima dal corpo. Durante gli anni della pestilenza in Europa, starnutire era diventato un grave presagio, in quanto si riferiva a una questione molto seria. Tutta questa diffidenza nei confronti dello starnuto prevedeva ciò che la medicina moderna avrebbe eventualmente dimostrato, che lo starnuto innocente diffonde malattie trasmissibili.
Numero 6. Apertura di un ombrello all'interno di un edificio. Dozzine di superstizioni circondano l'ombrello ordinario, sia all'interno che all'esterno di un edificio. Come per molte comodità moderne, l'ombrello era un tempo un raro lusso di proprietà delle famiglie reali, dalla Persia all'antica Cina. Non lo usavano per bloccare la pioggia, ma come protezione dei raggi del sole, che alcuni credevano contenessero spiriti invasivi. Molte persone rabbrividiscono ancora quando si apre un ombrello in casa. Alcuni credono che il cattivo Juju venga espulso quando un ombrello si apre all'interno di una stanza. Ma questo tabù ha un'origine molto più pratica. I primi ombrelli da pioggia erano molto grandi e strettamente tirati. Rilasciare un tale aggeggio al chiuso poteva causare una vera e propria sfortuna. Pensa a tutte le lampade, i vasi e le bagatelle vittoriane che hanno subito una brutta fine improvvisa grazie all'apertura spericolata di un ombrello ad alta tensione all'interno delle mura di una casa. Numero 7. Ferri di cavallo. Il più fortunato di tutti, i portafortuna, è proprio il ferro di cavallo. Gli antichi greci inventarono il ferro di cavallo non solo per proteggere i piedi dei loro cavalli, ma anche per onorarli come animali santi. Per i greci, il disegno del ferro di cavallo era sacro. La forma a U era associata alla falce di Luna, storicamente vista come un simbolo di fertilità, nuovi inizi e buona fortuna. La forma mezzaluna aveva anche un significato così mistico che le culture che abbracciavano egiziani, babilonesi, indù e celti la incorporarono nell'architettura, nelle statue, nelle raffigurazioni degli dei e inauguravano le feste agricole sulla comparsa di una nuova falce da luna. Inoltre, appendere un ferro di cavallo fuori dalla propria casa risale proprio agli anni della peste in Europa, quando si credeva che proteggesse da questa malattia. La pratica è ancora praticata in tutto il mondo e i ferri di cavallo dorati possono essere ritrovati nelle case e nelle aziende di tutto il mondo. Numero 8. Saltare la scopa. Oggi l'espressione afroamericana saltare la scopa significa sposarsi, ma deriva da una vecchia usanza che gli sposi saltavano letteralmente sopra una scopa per dimostrare che uno di loro non era un doppione malvagio. Nel folklore trovato sia nel medioevo europeo che nelle culture tradizionali africane, i vampiri e gli spiriti malvagi erano considerati possedere tratti ossessivi compulsivi. Quindi uno spirito malevolo si sarebbe fermato a contare tutte le setole della scopa e esponendo un'entità sinistra che ha tentato quindi di mascherarsi come la sposa o lo sposo. Anche dopo il matrimonio le coppie devono stare attente. In Occidente il nuovo marito porta sua moglie oltre la soglia, che secondo i romani brulicava di spiriti maligni, che il suo atto cavalleresco la aiuta a evitare. E per quanto riguarda l'abito da damigella d'onore su cui hai appena speso un sacco di soldi, beh, anche questo risale ai tempi degli antichi romani, dove le damigelle dovevano distrarre gli spiriti maligni dalla futura moglie, a quanto pare. Numero 9. Piedi di coniglio. Le zampe di coniglio sono un portafortuna ed è un must per ogni giocatore superstizioso o per chi corre tanti rischi. Antichi popoli, dagli Aztechi ai Cinesi, attribuivano proprietà magiche al coniglio, vedendolo come un simbolo di astuzia e sopravvivenza. Il folklore tedesco e scozzese poneva particolare enfasi sul parente del coniglio, ossia la lepre, che era considerata in grado di porre un malocchio alle persone, probabilmente perché è uno dei pochi animali che nasce con gli occhi aperti. L'antidoto è avere con sé il piede posteriore dell'animale. Trasportare una zampa di coniglio divenne popolare nel XIX secolo attraverso la tradizione magica afroamericana chiamata hoodoo. Molti attori notoriamente superstiziosi tenevano una zampa di coniglio nella propria scatola di trucchi. I piedi da coniglio una volta erano anche utilizzati per applicare il trucco, ma indugiarono come portafortuna da performer. Numero 10. Il lato sbagliato del letto. Ci siamo tutti svegliati sul lato sbagliato del letto. Eppure, nel mondo del folklore e superstizione c'è davvero un giusto e sbagliato modo di alzarsi la mattina. Tradizionalmente, arrampicarsi sul letto dal lato sinistro ha conseguenze negative. Ciò deriva dall'antica credenza egiziana secondo cui il lato sinistro appartiene alle forze della morte e della distruzione. Alcuni designer di hotel e casinò moderni organizzano anche camere con il lato sinistro del letto rivolto verso il muro, aiutandoti ad alzarti dalla parte della fortuna. Una consuetudine europea richiede di uscire dal letto dallo stesso lato in cui sei entrato, altrimenti il circolo cosmico del sonno sarà disturbato fino alla notte successiva, quando il ciclo poi può riprendere normalmente. Numero 11. Indossare il nero mentre non sei in lutto.
La perdita di una persona cara crea tristezza e confusione, che sono il terreno di gioco di un diavolo per la superstizione. Molte culture antiche, dalla Cina alla Persia, consideravano la morte contagiosa. Le persone che erano state intorno ai morti di recente dovevano essere evitate. A Roma, le persone in lutto indossavano il nero in modo che altri potessero capire che devono stare lontani da essi. Alcuni credono persino che dovresti davvero regalare i tuoi abiti colorati via mentre piangi per un lutto o passaggio all'altro mondo di un tuo parente. Assicurati di non indossare i tuoi abiti da lutto oltre i 2 anni da esso, inoltre, altrimenti rischi una nuova tragedia. Un'altra usanza europea sostiene che non dovresti mai accettare un regalo durante una perdita, o ti ritroverai presto a soffrire di nuovo. E se indossi guanti da lutto, assicurati che siano fatti di cotone, o tutta la tua famiglia potrebbe finire nella tomba. Numero 12. Gatti neri. La nostra relazione amorosa con i gatti è iniziata nell'antico Egitto. Gli egiziani consideravano i gatti sacri agli dei e, a un livello più pratico, come la soluzione perfetta per tenere i topi lontano dalle scorte di grano. Eppure, i nostri rapporti con i felini hanno preso una svolta diversa durante la mania europea delle streghe tra il XI e il XIV secolo. La popolazione europea esplose in questo periodo. I gatti non fecero eccezione. Gli animali stavano invadendo il continente e furono ampiamente visti come parassiti. In Inghilterra le donne anziane o single, ossia il principale obiettivo dei processi alle streghe, venivano viste come custodi di gatti. Quindi nacque la leggenda secondo cui i felini erano i compagni o familiari delle streghe. E il gatto nero? Un'altra tradizione inglese sostiene che Satana fu gettato dal cielo in un cespuglio di more, dandoci associazioni malevoli con il colore nero. E l'idea che i gatti neri sono un'incarnazione del diavolo è una convinzione che circonda anche alcuni cani neri. Numero 13. Il numero 13. Apollo 13 è stato maledetto dal suo numero di volo, forse? Dovresti forse evitare il 13° piano di un edificio? Hai bisogno di guardarti le spalle durante il venerdì 13 di un qualsiasi anno? La paura del numero 13 è una delle superstizioni più durature dell'umanità. Forse la prima origine conosciuta di questa superstizione arriva dall'antica India, dove fu considerato sfortunato che 13 persone stessero sedute insieme. Nella mitologia nordica, il malvagio Loki è il 13° ospite di un banchetto di divinità che termina in discussioni e violenza. L'origine più famosa riguarda proprio Giuda Iscariota, il cosiddetto apostolo traditore, che era il 13° uomo durante l'ultima cena. Gesù fu crocifisso il venerdì santo, che fu collegato al numero 13 come un giorno di sfortuna. Venerdì 13 ha anche segnato l'esecuzione di massa di cavalieri templari medievali. A seguito delle tensioni con il Vaticano, i cavalieri cristiani furono quasi spazzati via a partire dal venerdì 13 ottobre del 1307. La nostra paura del numero 13 è così profonda che ancora oggi molti hotel sono progettati senza un 13° piano. Ma tu cosa ne pensi? Hai paura del venerdì 13? Fammi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensi di queste superstizioni e se credi in alcune di queste o se magari ne hai alcune tue. Lascia un mi piace se il video ti è piaciuto o non mi piace se non ti è piaciuto. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, non dimenticare di iscriverti per non perdere nessuno dei futuri video. Se ne vuoi vedere un altro ti consiglio uno di questi a schermo e se ti interessano gli sconti Amazon non dimenticarti di seguire il primo link in descrizione.